Siamo con Mister Paviglianiti, allenatore del Brancalone. Mister, la prima cosa da dire è che non si è vista la differenza di categoria, questo già è un complimento. Anzi, il Brancalone ha dimostrato grande compattezza e tutti i ragazzi sapevano quello che dovevano fare. Capitan Galletta sugli scudi insieme a Nucera, che ha guidato egregiamente la difesa, è sfumato il sogno, potremmo dire, al 92esimo, ma comunque le indicazioni che escono fuori da questa partita, soprattutto per il campionato che sta iniziando, sono positive. Forse qualcosa in più in attacco, potrebbe essere utile per affrontare ancora meglio la stagione. Sì, sicuramente. Innanzitutto grazie per i complimenti. Diciamo che la partita l'avevamo preparata così, attendavamo un attimino per capire come giocava il Locri e poi andavamo in ripartenza. Fermo restante che comunque in attacco manca Ciccio Marino, che oggi non era qui. Avevamo preparato la partita della settimana in modo impeccabile perché sapevamo un po' come si muoveva Mister Ferraro, quindi i ragazzi si sono veramente impegnati al massimo non solo in questa settimana, ma da quando abbiamo iniziato la preparazione. Sono contento sia dal punto di vista della voglia, del gioco, del sacrificio, del sudare la maglia, che sono cose che se non ci sono veramente poi abbiamo difficoltà nel campionato. E veramente dico bravi a tutti i ragazzi. In un campionato che sembra meno deciso rispetto a quello dell'anno scorso, dove a un certo punto è stato un balletto tra Locri e Siderno, quali sono le ambizioni del Brancaleone che viene da una retrocessione forse per certi versi evitabile, ma che comunque c'è stata? È tra l'altro una realtà che ha saputo dimostrare di poter stare a livelli importanti nel calcio calabrese. Ecco, cosa si sente di poter promettere, visto anche l'ottimo gioco espresso quest'oggi ai suoi tifosi, appunto, per il campionato che sta per iniziare? Dico che se continuiamo a lavorare in questo modo, con la voglia e il desiderio veramente di fare bene, sicuramente il Brancaleone dirà la sua, fermo restante che comunque ci sono delle squadre che si sono attrezzate in promozione. Certo, non sarà il campionato dell'anno scorso con il Locri e con il Siderno, però non dimentichiamoci che la Laurianese, la stessa Villese si sono attrezzate veramente per fare un campionato di avanguardia. Certo, la mia sensazione positiva è quella di poter fare un campionato ai vertici e di poterci divertire. Mister, l'ultima domanda, uno dei più positivi è stato Rubertà, il rosso non macchia la prestazione, ma che cosa è successo? Perché noi dalla tribuna non l'abbiamo capito, quindi indaghiamo, diciamo così, in tempo reale. Io sinceramente ho visto che comunque l'espulsione non toccava Rubertà, toccava un altro mio giocatore, ma non era, diciamo, rivolto il rosso a Rubertà. Il Guardalini ha chiamato l'attenzione dell'arbitro e giustamente l'arbitro ha sentito quello che ha detto il Guardalini e ha dato il rosso a Rubertà. Peccato che comunque la prestazione è sempre positiva, però è un rosso, è sempre un rosso. Bene, grazie mister, complimenti, in bocca al lupo da qui in avanti. Grazie a voi, grazie a voi. E siamo con mister Ferraro, l'allenatore dell'Locri. Dopo la partita terminata 1-1, il risultato è stato fissato grazie a un gol fantastico del nuovo arrivato, che si era già presentato tra l'altro con un tiro che ha generato una parata meravigliosa. Durante la cronaca con il collega Mimmo Tuscano dicevamo: chissà se nella fase di concretizzazione dell'Locri possa aver inciso questo cambio repentino dei protagonisti in attacco, visto che Galantucci ha avuto dei problemi personali che l'hanno portato via. È stato subito sostituito. Ovviamente il fatto di prendere giocatori validi non significa immediatamente entrare nel meccanismo. Ecco, quindi chiedo a lei, effettivamente quanto può aver inciso in una buona prova dalla cintola in su questo cambio, che poi alla fine comunque ha dato una soddisfazione con una punizione molto bella battuta appunto dal nuovo arrivato? Beh, dal punto di vista del risultato oggi è stato determinante perché era una partita che avevamo perso, penso immeritatamente, perché comunque è una partita che è difficile, affrontata in condizioni non ottimali, come comunque un po' in questa fase di iniziale di stagione, un po' tutti abbiamo qualche difficoltà. E per cui è stato sicuramente, ha inciso in maniera determinante a fine del risultato. Poi è sicuramente un attaccante diverso rispetto a Galantucci, che è un attaccante che ci darà sicuramente maggiore fisicità e ritengo anche che lo dice il suo curriculum, credo sia un giocatore che abbia un piede importante. Oggi in due conclusioni, in un quarto d'ora penso l'abbia dimostrato, per cui penso che potrà fare molto bene quell'Ocre. Sono contento perché comunque per un attaccante che ha
appena arrivato ieri, non conosce neanche i nomi dei compagni, arrivare e far gol, credo che sia, oltre a un gran biglietto da visita, credo che sia un'iniezione di fiducia importante. Per quanto riguarda la gara, è stata una gara bellissima, dove penso che anche nel nostro campo si faccia fatica a far circolare la palla con velocità. Abbiamo cercato di, almeno all'inizio, di non farci prendere dalla foa, cercando di mantenere palla a terra, ma quando giochi con squadre comunque poi un po' per i ritmi di gioco bassi, un po' per preparazione tattica della gara, ti aspettano o arrivi alla rifinitura attraverso l'ampiezza e quindi cross e vai a chiudere, però per andare a chiudere devi avere anche i giocatori che abbiano attitudini, soprattutto magari nel gioco aereo. Abbiamo cercato nella seconda parte di accelerare, poi ritengo che abbiamo assolutamente regalato il gol, senza nulla togliere ai meriti del Brancaleone, che ha fatto una buona gara. Ritengo che al di là del fatto che comunque abbiamo pareggiato la partita quasi a tempo quasi scaduto, penso che comunque il pari ci sia tutto, anche perché sullo 0-0 abbiamo avuto l'occasione della traversa sulla linea lì con Libri. Era una partita che l'episodio poteva farla, come dire, girare da una parte o dall'altra, e così stava avvenendo. Diciamo che per la verità sono parzialmente soddisfatto, perché un allenatore non si deve lasciare condizionare dei risultati. I risultati so che quanto possa contare comunque in termini umorali un po' per tutti, però noi dobbiamo capire dove abbiamo carenze, dove poterci lavorare, se c'è qualche carenza strutturale, vedi gli under, perché la verità è che siamo veramente in grandissima difficoltà con gli under, e comunque sono parte dominante e predominante, e voglio dire è importante per la composizione di un mosaico squadra. Quindi abbiamo qualche carenza strutturale sulla quale speriamo di avere un pizzico di fortuna di intervenire, anche perché non è facile trovare under bravi che vogliono e che ancora siano disponibili a venire qui in Eccellenza. Detto quindi di Scillufo, sì, il gol è stata un'amnesia, una doppia amnesia, perché forse Mandarano poteva uscire meglio sulla palla da cui poi si è scaturita la rimessa difettosa. L'abbiamo già detto, invece avevamo una curiosità sempre durante la cronaca: questo Libri esterno di sinistra, siamo abituati a vederlo giocare tra il centrocampo e l'attacco, è stato un esperimento contingente oppure qualcosa in più anche in chiave campionato? A Libri dobbiamo dire solamente bravo, abbiamo sfruttato la duttilità del calciatore, ma le risponde in una maniera molto semplice: noi abbiamo un solo terzino sinistro in organico, che è Rizzo, ed era squalificato, per cui bisognava inventarsi qualcuno, e credo che in questo Giovanni sia quello che abbia maggiore attitudine e predisposizione.